Per il secondo turno della Supercoppa LNP, questa sera si affrontano sul parquet irpino la Delfes Avellino e Sala Consilina. Primo possesso è di Avellino con Donato Vitale. Gioco di pick and roll tra Vitale e Eliantonio, il tiro di Vitale, il canestro di Donato Vitale, ma poi la palla per Milinkovic, l'errore, il rimbalzone di Misolic. È comunque un giocatore che ha già dimostrato di valere questo livello e di poter essere un giocatore di buon impatto. Chi brava carenza a sfruttare l'assist di Antonio a appoggiare il semicancio per il 4-2. Risponde Erkma con il tiro da tre punti, l'estone Ugo Erkma. Primi minuti di gioco, punteggio 5-4 per la formazione ospite. Avellino Pari mette il muso avanti nuovamente con Vitale. Molto buono, triangolo ben eseguito per Misolic. Attende Carità, non c'è un'incomprensione con il cestista bianco-verde. E dall'altra parte la schiacciata di Misolic. Sarà costretta, diciamo, a leggere tutti i mismatch che la difesa di Sala con la sua scelta chiaramente potrebbe provocare. Qui Vitale molto bene con la mano sinistra, soprattutto nei pressi del ferro qui da Avellino. Non è una palla a canestro spumeggiante in questi minuti, ma c'è il decimo punto di Avellino. Cerca di contestare il tiro assieme a Carenza, il rimbalzo di Lombardo apre per Giovanni Carenza, che in layup può andare a depositare di mano mancina al tabellone. Sala Consilina, arriva la palla persa di Avellino, il contropiede con giunta che va fino in fondo e il canestro mancino. La palla Vitale. Il tiro del numero 23, Donato Vitale. Ancora canestro di Vitale, che ha avuto un ottimo inizio di gara. Pick and roll tra Rienti e Valentini. Ancora i cambi difensivi con Venga che attacca in penetrazione. Buona scelta di Venga, buona lettura. Contro Signorino, il double high, il pick and roll giocato con Airovic che va dentro. Lo scarico in angolo per Milinkovic che non si stanca mai di tirare e fa anche canestro in questa occasione. La palla arriva in angolo con Ratkovic, il tiro, il canestro di Ratkovic che chiede anche un fallo. Valentini riceve, deve tirare, lo fa e fa anche canestro. 21-16, 6-31 sul cronometro. Non momenti di grande basket, arriva Carità che circumnaviga l'area piccola e finalmente trova il primo canestro dal campo della partita. E Benedetto continua a tartassarlo e Carenza, e poi ha dimostrato di avere anche un buon tiro dalla media. Sì. Consegnato tra Donato Vitale e Giovanni Carenza. Vitale, lo scarico per Carenza, tanto spazio, il numero 17 non può esimersi dal fare canestro. Bianco a spazio, ribaltamento per Carità, il tiro da tre punti, Matteo Carità, il ritorno del pistolero con il numero 3 sulle spalle. Vitale gioca a due con Eli Antonio, poi il ribaltamento per Carenza che gioca il pick and roll con... No, anzi no, la palla comunque torna nelle mani di Carenza e c'è il canestro, scappa Avellino, 33-21. Evidente, un accoppiamento evidente con Carità, ma c'è la tripla di Ciminella. E Ciminella è in palleggio, il taglio sulla linea di fondo di Erkma che viene completamente perso. Non è entrata focalizzata in campo come lui avrebbe voluto. Il pallone arriva a spalle a canestro a Eli Antonio. Lo tiro di Eli Antonio che avrebbe avuto anche la linea di passaggio per Carità. Un canestro difficile. Con Ciminella sale Misolic per la sponda, attacca con la mano sinistra molto bene. Molto bravo lui. Secondo quarto di gioco. Qua bravo giunta ad accelerare dietro la schiena, poi il passaggio per Misolic, il canestro di Misolic. Vista fisica dei lunghi di Avellino, qui Carenza e Lombardo si sono accorti, hanno provato a servire Antonio che ha guadagnato un fallo dalla rimessa. Carità della squadra di Sala quest'anno. Carità prova a smontare questa zona. 5 secondi per andare al tiro, 3 secondi, 2 secondi,
un secondo, buono il canestro di Eli Antonio sulla sirena. Il tiro di Vitale, il canestro di Donato Vitale. E ha ripreso anche lui a tirare e a segnare dalla lunga distanza. Sì, adesso Avellino vari passaggi per arrivare con la palla di Antonio, manca poco per tirare. È l'Antonio versione Novischi. Un giocatore grande, di grande classe. Carità dalla lunga distanza, Matteo Carità. Canestro ancora di Carità. Arienti di nuovo a organizzare l'attacco, vediamo come decide di attaccare Avellino. Bravo Arienti. Divaz, forse c'è un contatto falloso, la palla ritorna nelle mani del numero 21 che fa saltare Arienti e poi realizza questo canestro di pregevole fattura. Fine, per poi vincere un trofeo. Bella palla di Venga per Bianco. Si vede la fiducia con cui sta tirando nonostante le percentuali, che sarà il tiro il suo punto di forza. 9 secondi per andare al tiro. Arienti, c'è il cambio difensivo, il resto è tiro da lunga distanza. Finalmente Riccardo Arienti. Vitale chiude il palleggio, la palla ancora per Venga che attacca, va vicino ad un'altra infrazione. Benedetto per eccesso di precauzione evita a Vitale altri problemi con gli arbitri. Layup di mano mancina per Bianco che fa viaggiare Signorino e va fino in fondo. E stavolta sì, 2 più 1 per Signorino. Venga di potenza, riesce ad arrivare fino al ferro. 40 secondi al termine, 75 a 52. Venga la ribalta, poi c'è lo spazio per Carità che potrà andare al tiro. Infatti così è, il canestro di Carità. E termina qui l'incontro alla Pala del Mauro, 77 a 54. Coach, in attesa di conoscere quello che sarà l'avversario, altro successo in una partita ufficiale della Delfes che questa sera ha dominato contro Sala Consilina. Avellino coglie un'altra vittoria, va avanti nella Supercoppa, si assicura almeno un'altra partita di precampionato di alto livello, probabilmente contro la squadra siciliana. Vedremo se Marra riuscirà a recuperare per il match. Intanto vi do i tabellini dell'incontro. Valentini 6 punti, Venga 4 punti, Carità 16 e miglior marcatore, Eli Antonio 10, Bianco 5, Vitale 14, Carenza 9 ed Arienti 6. Per quanto riguarda invece la formazione ospite, Giunta 3, Ratkovic 2, Erkman 13, Misolic 20, Divaz 2, Milikovic 5, Ciminella 7. Per noi è tutto dal Padel Mauro, vi ringrazio per averci seguito, ringrazio AvLive e Michele Marzullo in regia per l'apporto. Grazie e buona serata.